Ciao, sono Francesco Deli del Foggia Calcio, seguite la mia storia sui canali social della Serie B. Numero di maglia? 18. Come mai? Allora, quando sono arrivato c'erano pochi numeri disponibili, però il 18 è significativo perché sono nati tutti e due i miei fratelli il giorno 18, uno a marzo e uno a maggio, quindi numero più azzeccato non c'era. Ma tu sei il fratello più grande? Io sono il fratello più grande, sì. E loro giocano anche loro? Mio fratello che ha 18 anni gioca, sì, nel mio quartiere, e fa la juniores. E quello piccolo ha cominciato da poco a giocare e sì, si diverte, è indeciso, vorrebbe fare il portiere addirittura, quindi vediamo che vuole fare. In cucina, no? A cucinare poca roba. Cose base, la pasta, fetti di pollo, riso, però a mangiare sì, sono di buona forchetta, però mi regolo, dai, cucinare altro è meglio. Piatto preferito? Gnocchi. Gnocchi, sì, gnocchi. Sì, quelli di mia nonna soprattutto. Al sugo. Qual è il tunnel che porta al campo? E qui niente, spazio tra i due spogliatoi, la squadra ospite e la squadra locale. Quindi lì, da quella parte lì c'è la vostra casa. C'è il nostro spogliatoio, sì, esatto. E qui invece ci sono tutti i tuoi compagni. Sì, i compagni, e qua questo è il mio. Questo, e che partita era questo, te la ricordi? No, non lo so, non mi ricordo che partita era. Una delle prime però, vedendo gli scarpini, maniche corte, penso una delle prime, sì. Ma che sensazione ti fa? Bello, bello, io che sono partito dal basso, perché ho cominciato dalla Serie D, e arrivare allo stadio e vedere la tua foto è veramente un bel effetto. Ti dà sempre la carica a migliorare, che se ci credi, se fai sacrifici, i risultati arrivano. In spogliatoio tu vicino a chi sei seduto? Vicino a Floriano e Beretta. E invece quando esci extra calcio? Con chi io ho detto abito vicino a Gazzi e Celli, e poi a gennaio è arrivato Calabresi, che è di Roma con me, e stiamo uscendo spesso, ci vediamo le partite insieme. Quindi avete creato questo gruppo, sì, romano? Questo gruppetto, sì, romano barra bergamasco a Gazzi. Di solito dopo l'allenamento cosa fai? No, niente, rimango un po' qui al campo, faccio le ultime cose e poi niente, vado a casa e niente, non lo so, vedo un po' di TV, vado al cinema, faccio queste cose. Tu da quanto tempo sei fidanzato? Da tanto, 5, 6 anni, 6 anni. E come fai a far convivere, a far coesistere? No, lei studia a Roma e quindi viene ogni tanto qui e viene ogni 2-3 settimane, viene 3-4 giorni e io sto da solo, ho qualche amico qui, abito vicino a Celli, a Gazzi, c'è Arturo che è di Roma, che è calabresi, e quindi usciamo insieme, siamo insieme. Sono andato via a 17 anni da casa per andare alla Paganese e niente, poi dopo 3 anni a Pagani sono venuto qui a Foggia e no, però mi trovo bene, ormai mi sono abituato a stare lontano da casa. E niente, cerco di creare qualche hobby, qualche cosa al di là del calcio per vivere tranquillo e passare la settimana sereno. Hobby il cinema? Sì. Che cosa ti piace vedere? No, piace tutto, mi piace leggere dei registi, degli attori. No, ne ho visti tanti, sto cercando di ampliare la mia cultura cinematografica. Perché a cosa è ferma la tua cultura cinematografica? No, è ferma un po', no, un centinaio di film già li ho visti, criticati anche, e quindi niente, vorrei ampliarla ancora di più. Vedo qualsiasi film preferito? E Giustizia privata. Attore preferito? DiCaprio. Quindi stranieri ti piacciono, sì, di più? Sì, sì, sì. E invece cinema italiano? Cinema italiano, sì, lo guardo. Commedie, alcune commedie sono molto carine. Si passa il tempo, soprattutto la mia ragazza le vedo quelle. Perché lei non... Anche lei è diventata appassionata? No, di cinema lei no. Però gli faccio vedere commedie così, sta tranquilla. Perché di thriller,
film d'azione non fanno per lei. Tu com'è che hai cominciato a giocare a calcio? Io ho cominciato a 6 anni nel mio quartiere a Lunghezza, a Roma Est. Ho cominciato perché io andavo a vedere le partite di mio padre che giocava lui a calcio, lì a Lunghezza appunto. Claudio? Claudio, esatto. E niente, andavo a vedere la partita allo stadio e per me lui era il mio idolo, capito? Allo stadio, a quello stadietto di Lunghezza. E niente, ho cominciato a giocare di 6 anni, poi dopo 2 anni ho cominciato, no, 3 anni sono andato alla Lodigiani, sulla Borghesiana. E niente, da là è cominciato il mio ciclo a Lodigiani, che è diventato Cisco Lodigiani, poi Atletico Cisco Roma e Atletico Roma. Ho fatto tanti anni lì, fino al fallimento appunto di Atletico Roma. Ma quindi una passione che ti ha trasmesso tuo padre? Sì, sì, esatto. E lui, io andavo a vedere le sue partite e ho detto, era diventato il mio idolo. Anche quindi, come ruolo? No, lui era più attaccante, lui era una punta, sa, là davanti. Beh, quindi potevate giocare insieme? Sì, certo, quello sicuro. Ma vi è capitato qualche volta di giocare insieme? Forse d'estate magari? In estate qualche partita, però lui è troppo rosicone, quindi non posso giocare con lui. Perché tu sei più forte? No, questo no, c'è ancora gente a Castelverde, a Lunghezza, che dice che è più forte lui. Però c'è tanti che mi fermano, oh, sei bravo, ma tuo padre era più forte. No, sono arrivato qui, mi hanno accolto benissimo, l'ho sempre detto, e è stato questo il valore aggiunto di questa squadra. Il gruppo è bello, è coeso e mi hanno accolto alla grande, infatti mi sono inserito subito pure negli schemi del mister e ho fatto bene sin dalla prima partita che ho giocato. Ci sono i giocatori magari che, sai, ti hanno dato qualche consiglio in più, ti hanno aiutato all'inizio? Tutti, vabbè, poi c'è il capitano Christian che mi ha aiutato, no, ti ho detto tutti, lo staff del mister, poi subito per capire gli schemi della squadra appena sono arrivato e tutti i ragazzi mi hanno aiutato alla grande. Hai pianto di più il giorno della promozione in Serie B o il giorno che Totti si è ritirato dal calcio? Forse per il momento, cioè la vittoria della Serie B era più una gioia, ma addio di Totti ho pianto, sincero. Eri allo stadio? Non sono riuscito ad andare allo stadio, stavo a casa, ho pianto, devo dire la verità. Ma lui... È stato troppo bello il momento, capito? Era tutta la situazione, lui che leggeva la lettera. È stato tosto e toccante. Totti è... per la mia generazione e per chi ti simpatizza, ti fa Roma, è troppo importante quello che ha fatto. E l'uomo che era, il giocatore che era, che è stato. Però, diciamo la verità, in camera tua non c'è la maglia di Totti. No. C'è la maglia di un giocatore di basket, come mai? Sì. No, perché... Chi è innanzitutto? Jimmy Butler, dei Minnesota Timberwolves. No, questa è una passione che da 3-4 anni ho cominciato ad avere e niente, mi sono subito fissato con questo giocatore, non lo so, e quasi per caso, mi piaceva lui, però mi piacevano i Minnesota e poi quest'estate lui è andato lì a Minnesota, un po' incredibile. E no, e poi condivido questa passione con Davide, ragazzi, che pure lui, a pure lui piace l'NBA. Fate le lunghe notti dell'NBA? No, notti non si parlano delle partite. Vedi le repliche la mattina, forse, la notte...